Sono Alessandro Berruti, sono iscritto alla CGIL dal 2005. Ho cominciato da precario ad occuparmi dei laboratori precari, quindi contratti a progetto, laboratori con agenzie in somministrazione. E ho cominciato così, dando una mano, insomma, al sindacato, perché ero precario io innanzitutto e davo una mano, insomma, a chi come me si trovava in questa situazione di precarietà lavorativa. E dal 2008 lavoro invece per il patronato Inca, che dirigo da una decina d'anni. Il patronato si occupa di moltissime materie, dei diritti sociali, della tutela della salute delle persone, dei danni da lavoro, del sostegno al reddito. Rappresenta quella che noi chiamiamo l'altra faccia del sindacato, cioè non la tutela collettiva, bensì la cosiddetta tutela individuale. Qui arrivano le persone che hanno dei problemi in quanto cittadini, in quanto singoli, e li assistiamo nei rapporti con gli istituti per far valere appunto ciò che a loro spetta. È necessario iscriversi al sindacato perché insieme è più forti. Inca, in quanto patronato, fornisce gran parte dei propri servizi a tutta la cittadinanza. Alcune cose specifiche sono riservate agli iscritti, ma in linea di principio, il 90% di quello che facciamo è aperto in generale all'utenza. Sì. In questa epoca stiamo percependo che le persone sono stanche e sono faticate sui posti di lavoro e quindi il nostro impegno è rivolto in modo particolare alla tutela dei cosiddetti danni da lavoro, cioè a far emergere le malattie professionali, la stanchezza, tutto quello che sta intaccando la salute delle persone, che invecchiano sui posti di lavoro a causa delle normative che li mandano in pensione sempre più tardi, ma rischiano di lavorare male e di farsi male. La sicurezza sui posti di lavoro è non solo un'emergenza nazionale, ma anche un motivo di attenzione a livello locale. Nel nostro lavoro sostanzialmente è un'attenzione che cerchiamo di tenere alta tutti i giorni, quindi la nostra sensibilità, la nostra attenzione verso le persone che soffrono nei posti di lavoro è veramente molto alta.